la vita. ¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Destino, cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. Juan prenderà la storia della barca come una provocazione. Non me ne importa niente. Beatrice mi ha incaricato di venderla e io l'ho comprata. Ma perché volevi quella barca? Così, perché volevo togliermi un capriccio. Hai visto Alberto? Sì, è partito per Città del Messico. Davvero? Per qualche giorno, ma tornerà presto. Mi ha detto che avete rotto il fidanzamento. Sì, era quello che volevi, no? Sì, e ve ne sono grato. Sai che per me la cosa più importante sei tu. Ho deciso che Luana sieda a tavola con noi. Non ti disturba, vero? In questo modo Anna non oserà scendere a mangiare. E tu non dovrai sopportare la sua presenza. Buonasera, signore. Buonasera. Siedi pure, Luana. Vi ringrazio. Dio, qui bisogna chiamare il medico. Ma no, perché? Perché so che in questi casi può venire la febbre molto alta. No, oh, vi prego. Vuoi che mi scaccino, forse? Loro mi tengono qui solo perché sono incinta. Se sanno che ho perso il bambino, mi butteranno in mezzo a una strada. Vai in cucina, portami un po' di tè. Forse mi calmerà un po' il dolore. Comunque quella sciocca di Costanza me la pagherà. Lei non ne ha colpa, poveretta. Ha obbedito alla padrona. C'è dell'acqua calda? Sì. La signora vorrebbe del tè. Dov'è il tè? È lì. Dov'è finita Luana? Ma sta mangiando assieme ai signori. Ma non mi dire. E perché? Perché così ha deciso la signora Sofia. Ma da quando il padrone è tornato non l'aveva più permesso. Beh, avrà cambiato idea. Perché non glielo dici? Che cosa? Vostra nipote vuole rubare il posto alla mia signora. Ma Dio la castigherà per le brutte cose che sta facendo. Che diavolo stai parlando? Non sapete che la signora Anna l'ha trovata nella camera del signor Andrea? È vero? Sì, è vero. E la signora ne ha informata? E come no?
Solo che invece di cacciarla l'ha fatta diventare dama di compagnia. Va in giro facendo la ruota coi vestiti vecchi della padrona. Sì, Juan, conosco tutte le tue ragioni, ma se pensi che Beatrice sia la donna ideale per te e per tutte le cose che mi hai raccontato... Ma sarebbe, avvocato, sì. Se la mia vita fosse come quella di tutti gli altri. Con qualche problema, certo. Ma non così disperata, senza un attimo di tregua. Come ha detto sua madre, lei... è abituata a un altro tipo di vita. Non è come Angelica, che ha affrontato persino il carcere. Comunque questo non vuol dire che non sia una donna forte e coraggiosa. Ne sono sicuro. Però non è questa la vita che voglio per lei. Forse il mio sarà egoismo, avvocato. Però preferisco soffrire per la sua mancanza che assistere giorno dopo giorno al suo dolore. Avevo promesso di farla felice. E non ci sono riuscito. È meglio che io non la veda mai più. Ah, chi lo sa, forse fra qualche anno, quando le acque si saranno calmate, se lei mi vorrà ancora, io... Vedi, col passare degli anni, i sentimenti non sono più gli stessi, purtroppo. Hai l'occasione di rivedere una donna che ti è piaciuta immensamente e ti rendi conto che è diventata un'estranea. E che tu sei un estraneo per lei. Lo so perché parlate così. Beatrice mi ha detto della signora Maria Grazia. Ho commesso un terribile sbaglio per il quale ho pagato per tutta la mia vita. Mi sono comportato come un irresponsabile. Maria Grazia era una giovinetta pura. Sì, avrei dovuto riflettere mille volte prima di fare quello che ho fatto. L'avete rivista? Sì. Sì, e ho anche conosciuto mia figlia. Mia figlia. Che tremenda ironia. Per lei sono un uomo qualsiasi col quale si comporta gentilmente soltanto per educazione. Perché non le dite la verità? Maria Grazia non vuole. Si sente molto a disagio, la posso capire. Non sono che un avvocatuccio di provincia. Voi siete un grand'uomo. E lo sapete molto bene. L'ho vista vostra figlia oggi. Dove? In strada. Stava uscendo da casa e ci siamo scontrati. Forse l'ho spaventata. Dove stava andando? Ma questo non lo so. Pensa che quello sciagurato del giudice Romero vuole assolutamente obbligarla a sposarsi con lui. E perché mai? Sono già andati tutti a riposare. La signora Maria Grazia non ha mangiato niente. Aveva detto che voleva aspettarvi, ma poi invece... Ah. E neanche la signorina ha cenato? No. Voi volete mangiare qualcosa? Sì, grazie. Gioacchino. Dite, signor giudice. Tu che sei di qui, dimmi. La gente, che pensa di lui? Insomma, che opinione ha di Juan Aleardi della Valle? Gli vogliono tutti bene e lo rispettano. E come mai? Perché ha sempre aiutato la povera gente. Non è mai stato dalla parte dei ricchi. Juan è stato messo in prigione per un solo motivo. Perché il capitano Leopardi e il signor Carrara gli hanno teso una trappola. Sì, conosco questa storia. E abbiamo le prove del coinvolgimento del capitano Leopardi. Ma sfortunatamente non abbiamo niente su Carrara. Si dice, si mormora, ma di concreto non c'è niente. Tu sai qualcos'altro? Beh, ecco. Io posso soltanto dirvi quello che ho visto.
Un giorno il capitano mi ha mandato a chiamare e con lui c'era anche il signor Alberto. E che cosa è successo? Mi hanno detto che... Io poi non ho fatto niente, ve lo giuro. Che ti hanno detto? Il signor Alberto ha promesso di parlare alla signora Caterina perché io fossi assunto qui, in casa del signor Juan. E questo perché? Per vedere se trovavo qualcosa. Un documento, una carta, qualunque cosa che lo potesse compromettere. Però non ho trovato niente. Loro mi hanno obbligato ad obbedirgli. Il capitano minacciava di uccidere mio fratello. E come sapete, è ciò che ha fatto. Ma tu hai sentito personalmente Carrara dire queste cose? Sì, signor giudice. E insieme a loro due c'era anche il signor Castaldo. Ma cara, tu non devi pensare solo a te, ma anche ai bambini che potrebbero nascere. Che vita li aspetterebbe con un padre che è continuamente in pericolo, perseguitato da quelli che vogliono vendicarsi di tutte le sue malefatte? Madre, per favore, adesso basta. Lo sapete, non mi separerò mai da Juan. Qualunque cosa voi diciate o facciate, non lo farò mai. Adesso scusatemi, vi prego, ma sono molto stanca, è tardi e vorrei dormire. E va bene. Domattina dovrò uscire presto perché la tua madrina mi ha pregato di fare una commissione. Buon riposo, figliola. Grazie, madre, a domani. Carmen, dite, signora, ho tanta sete. Come vi sentite? Un po' meglio. Avanti. Ho l'impressione che abbiate ancora la febbre. Perché doveva succedermi una cosa simile? Perché? Non disperatevi. Vedrete che si sistemerà tutto. Quando mia zia lo vorrà sapere, mi caccerà. Va bene, torneremo a San Paolo con vostra madre. E che vita mi aspetterà? Chiusa tra quattro mura, isolata, senza mai vedere nessuno. Perché? Buongiorno, zio. Perbacco, come siamo eleganti. Era della signora Sofia. Sì, sì, lo so. E il padrone che ne dice? Niente. Non me lo sarei mai immaginato. Perché no? La signora Anna non è più bella di me. Quello che è diverso è come si veste, come si pettina. Ma sotto i vestiti siamo tutte uguali. Non ti illudere, nipote. Anche se ti va bene, non smetterai mai di essere quello che sei. Andrea non la ama e non ama neanche il figlio che sta per nascere. E allora glielo vuoi dare tu un figlio? Perché no? Mercedes, io devo uscire. Se mia madre rientra, dille che sono andata a trovare il signor Nicola. Certamente, signora. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Marianna, che cos'hai, malata? Ho saputo che ieri sera non ha cenato. No, non è affatto malata, è solo di malumore. Perché? Perché le ho detto che oggi torneremo a Città del Messico. Non dite sciocchezze, Maria Grazia. Può darsi che vi sembri una sciocchezza, comunque è la decisione che ormai ho preso. Chi decide il destino di Marianna sono io. Dimenticate che sono il suo tutore. E io sono sua madre. Moralmente ho molta più autorità di voi. È meglio non parlare di morale. Adesso basta. Con le vostre continue offese mi avete esasperata. Quello che ho fatto e quello a cui ho rinunciato non vi deve interessare. E se vostro padre ha lasciato tutto a vostro fratello e non a voi, ne sono contenta. Deve aver avuto i suoi motivi. Non aveva nessun motivo, se non quello di essere un uomo ingiusto.
È tutto a posto? Ecco qui, signora, questa è una carta bancaria con l'importo stabilito che voi potrete riscuotere in qualunque banca del paese. Vi ringrazio. E Juan? Quando firmerà? Molto presto. Buongiorno. Buongiorno. Permettete? La signora Caterina ha già firmato. Avete detto a Beatrice della vendita della casa? Sì. E si è opposta, come immaginavo. Tanto che ho pensato di farla andare a Campo Reale. Farla partire con un pretesto. E poi, una volta lì, dirle che la casa è stata venduta. E che non ci può più tornare. Pensate di ritirarvi alla tenuta? No. Andremo a Città del Messico, a casa di mia cognata. E lì cercheremo un'altra abitazione. Ho capito. Ma voi dovreste fare qualche altra cosa perché lei si convinca a non cercarvi mai più. Per esempio? Per esempio dirle, o comunque farle sapere, che voi non l'amate. Ecco, secondo me veramente... Non credo sia necessario. Credo che questo sia già abbastanza. Però lei così continuerà ancora ad amarvi. Juan, nasconditi. Prego. Madre, che fate qui? Ero venuta a salutare l'avvocato, ma stavo per andare via. Io mi fermo qui, se non vi dispiace. L'avvocato Manera ha molto da fare, figlia mia, e poi io devo tornare a Campo Reale. Perché? Ieri non mi avete detto nulla. L'avrò dimenticato, ero solo venuta a trovarti, ma ora devo tornare da tua sorella. Va bene, madre. Allora ci vediamo dopo a casa. Non essere invadente, Beatrice. L'avvocato ha moltissimo lavoro, non disturbarlo. Non vi porterò via molto tempo. No, non ha importanza, signora Caterina. Ripensandoci, non ho molto da fare. Va bene, allora vado. Un bagno. Beatrice, non tardare. No. Arrivederci, signor Nicola, e grazie di tutto. È sempre ai vostri ordini, signora. Come mai vi ha ringraziato? Era venuta a chiedervi qualcosa? No, niente. Voleva sapere se poteva investire il suo denaro in modo più produttivo. Ma vi prego, sedetevi. Avete visto qua, l'avvocato? Sì, sì, ieri. E cosa ha detto della sua barca? Beh, gli è dispiaciuto moltissimo. Sapeste come sono triste, avvocato. Sono disperata, credetemi. E Marcello? Non c'è, è uscito. Gliel'avete detto? Sì. Che cosa vi ha risposto? Sai bene com'è fatto lui. Però non voglio dargli importanza. Vedete, madre, io non voglio andarmene, dico sul serio. Lui mi piace. Quello che ti piace in realtà è saperti fidanzata prossima alle nozze, qualunque sia l'uomo. No, non è vero. Vieni qui, siediti. Non avrei mai voluto che arrivassimo a questo, però credo che non mi resti altra soluzione. Ti ricordi che ti ho detto che Marcello voleva sposarti per l'eredità di suo fratello? Sì.
Ma lui ha l'eredità dei nonni, perché dovrebbero servirgli altri soldi? Infatti non lo fa per bisogno di soldi. Lo fa perché considera ingiusto che sia tu a entrare in possesso dei beni dei Romero Barra. E perché? Perché non sono maschio? No, non è per questo. Perché allora? Perché tu non sei la figlia di suo fratello. Ma che dite? Come può essere? Non era tuo padre. Volete dire che voi eravate vedova quando l'avete sposato? No. Quando mi sono sposata con lui, io ti aspettavo già. Lo so che non devo intristire Juan con le mie preoccupazioni. Capisco benissimo che non può comportarsi diversamente. Ma vi prego, signor Nicola, ditegli che ho bisogno di parlare con lui. Va bene, glielo dirò. Me lo promettete? Sì. Vi ringrazio molto. Bene. Ve ne sarò sempre grata. Hai sentito? No. E vi prego, non ditemi niente.